ragazzi e bentornati in un nuovo fantastico video di Roblox. Qui al vostro bella faccia, al pollo preferito di YouTube. Come state? Spero tutto bene. Allora, oggi è una fantastica giornata. È una fantastica giornata perché ci troviamo nella mia vanilla di Roblox. E mi sembra di aver visto un rospo. Ragazzi, c'è una rana lì, dobbiamo prenderla. Ne ho già preso una col mio retino, ne avevo già presa una. Vieni qui, rospettino. Fatti prendere, vieni qui, fatti prendere, prendiamolo, no, non scappare, vieni qui, fatti prendere, ho detto, sì, abbiamo preso la rana. Che cosa ci dà questa rana? Cioè, che cosa possiamo fare con la rana? Dov'è finita? Eccola, la rana nella bottiglia, guardate, è qui dentro, riuscite a vedere? Che cosa ci possiamo fare con questa rana? Comunque sia, ci sono un sacco di novità all'interno dell'isola. Innanzitutto, Fulco, che cavolo ci fai nella mia isola? Che cosa vendi? Oh, una rosa! E io te ne prendo un po', eh? Te ne posso prendere solo due? Ma come solo due? Acquista. Ok, t'ho preso la rosa. Che cosa vuoi poi? Basta? Così? Fra un'ora te ne puoi andare, Fulco? Non vendi più nulla. Comunque sì, allora, le api sono sempre qui che stanno producendo il miele che dovrò fare. E volevo farvi vedere che ho creato anche un'altra incredibile farm, fra virgolette. Guardate, ho creato, vediamo, questi due. È il robot da cucina, che in pratica mi prepara tutte le torte, tutte le cose, grazie ai totem. I totem portano il grano qui, questo coso produce l'impasto, posso fare anche la pizza, dovrò mettere dei circuiti ancora più carucci. Qua invece c'è il forno, vedete, che mi cucina l'impasto e mi fa il pane, guardate, io prendo tutto il pane, perfetto, perfettissimo. Ah, comunque sì, è stato anche il compleanno dell'isola di Roblox, guardate, tanti auguri, un anno di isola di Roblox. Dove la mettiamo? Voglio mettere questa torta da qualche parte, come ricordo. Vediamo, un tavolino di sopra. C'è un tavolino dove posarla? Qua sopra, ma non puoi stare da nessuna parte. Un anno, lo mettiamo qua. Sì, la torta. Me la mangio tutta io. Comunque sì, miei cari, oggi voglio fare un'incredibile casa sull'albero. Ma per fare questa casa sull'albero avrò bisogno di tantissima legna. Infatti, come potete vedere, ho piantato tutti i miei alberi, ok? Perché dobbiamo fare una vera e propria casa sull'albero. Cioè, io voglio avere una casa gigante, una casa sull'albero. Perché pensandoci, non ho mai avuto una casa sull'albero su Roblox. E quindi penso che sia arrivato il momento, bella faccia, di avere una casa sull'albero, no? Ok, perfetto. Qui le farm continuano ad andare. Qui l'acciaio, mamma mia, ne abbiamo tantissimo. Potremmo quasi venderlo, eh. Dopo passiamo al mercato. Però io direi di cominciare la nostra casa sull'albero. Finisco di prendere tutto il legno, metto insieme tutte le cose che ci servono per costruire la casa e ci vediamo fra poco pochissimo. Ok, allora, io direi di farla qua. Ciao mucca, ti puoi spostare per favore? Sì, sei una bella mucchina, però ti dovresti spostare. Allora, vediamo. Ci servono delle scale però, eh? Allora, io direi di incominciare a fare questo albero abbastanza in alto, perché è una casa sull'albero, devo fare un albero enorme, giusto? Allora, su Roblox non è che sono tantissimo capace a costruire gli alberi, eh? Però cercherò di impegnarmi. Allora, un albero può essere così. Deve essere gigante quest'albero, eh? Vediamo, lo facciamo salire, sali così. Ok, facciamo la base adesso, la base del nostro albero. Ok, facciamolo salire tanto, perché lo voglio gigantesco quest'albero, deve essere altissimo. Ok, qui ci mettiamo un altro po' di legno, così, perfetto, lo facciamo salire. Di qua, è abbastanza realistico, non lo so, a me piace. Tu, Mukira, ti piace la nuova casa sull'albero? Spero proprio di sì. Ok, allora, di qua è perfetto, è bellissimo. Qua direi di farlo salire, così sto sprecando una marea di legno. Cioè, non ho più legno, però non mi importa, voglio creare una casa sull'albero fantastica. E quindi userò tutto il mio legno, mucchina. Ti puoi spostare, sei sempre in mezzo, incredibile. Sei sempre in mezzo. Allora, potrei fare l'entrata qua. Ci sta molto bene. La facciamo proprio qua, allora. Così. Così. Mucca, che cosa c'è? Che cosa c'è? Hai fame? Vuoi del grano? Dov'è il grano? Tieni. Fammi costruire, però. Tieni. Però fammi costruire adesso, ok? Sì, cura degli animali! Livello 14. Vediamo, qua dietro è da mettere un pochettino a posto. Però direi che ci siamo. Cioè, è bellissimo.
Ho usato tutto il mio legno, però ne valsa la pena. Adesso lo ritocco un altro pochettino. Avevo comprato al mercato un sacco di alberi, ne ho 72. Ma io dove cavolo li pianto tutti questi alberi? Vabbè, piantiamone un altro po', perché ho finito il legno, ragazzi. Allora, facciamo così, intanto che aspettiamo che crescano, tanto dovrebbero crescere subito, potrei andare a prendere del bambù, perché le foglie, purtroppo il verde delle foglie per fare la casa sull'albero io non ce l'ho, e posso farlo, secondo me, solo con il bambù. Comunque da qua è bellissimo. Forse un pochettino più alto dovrei farlo. Allora, io però le foglie le farei con questo, ok? Che è quello di bambù. Solamente che non penso... Ok, bambù ne abbiamo un po', però non penso di averne abbastanza. Diamo un'occhiata, vediamo. Dovrei crearne un bel po', blocchi, vediamo. Ok, questo di bambù, vediamo. Quanti me ne dai? 30? Non sono tanti. Al limite dopo andiamo nell'isola di slime e ne prendiamo veramente tanti. Ok, alberi dovete crescere però, muovetevi. Io devo fare una casa sull'albero, sapete, stiamo tutti aspettando questo. Fulco, sei ancora qui? Te la smetti di guardare le mie api? Non sono in vendita. Sciò. No, non sono in vendita. Sciò, Fulco. Fulco. Allora, le assi di pino, perché sono di pino, queste qui sono di pino, le abbiamo prese a pino, poverino. Questa battuta è vecchia. Stavo per dire che iniziamo a fare la base della nostra casa, ok? Quindi io direi di metterci queste, anche perché sono i blocchi che ho più di tutti, perché quegli altri di quercia non li ho proprio. Ok, direi che possiamo iniziare a fare la nostra casina così, ok? Quindi questo sarà, diciamo, il pavimento. Sarà il pavimento della nostra casa. Non sarà tanto grande, ma nemmeno tanto piccola, ve lo prometto, Ok, così, perfetto, ci può stare? Boh, un altro po'? Facciamolo così. A rombo. Ok, così. Ah! No! Aiuto! Sono cascato! Fatemi uscire! Fatemi uscire! Ok, perfetto. Ok, allora mi sono ricordato, signora mucca, che dobbiamo fare le scale, perché ovviamente come facciamo ad arrivare fino in cima se non abbiamo le scale? Quindi scale, 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 eccole qua. E non ho più tronchi, perfetto. Anche una bella porta, Una bella porta in pino, ci sta veramente bene. Che altro possiamo fare? Una recinzione, tanto queste cose le abbiamo. Facciamo un attimo ordine. Allora, già che ci siamo, direi di abbellire di già. Qua ci mettiamo dei sassi così. Mamma mia, sta venendo già benissimo. Questa casa sull'albero è fantastica. Ci mettiamo un po' di questi, erbe marine. Cioè, guardate che belle. L'erba marina. Cioè, ho preso l'erba marina. Oh, no! Fortuna che non perdo nulla. Ho preso quest'erba marina dal lago ed è fantastica. Ok, così. Qua, quindi, ci mettiamo la porta. La mettiamo qua? Dai, ma è bellissima. Quindi qua si entra. Poi si chiude, non vedo nulla. Scale, dove sono? Qua. Io direi... Allora, questo qui intanto si può cavare. Ok, risparmiamo del legno. Questo si cava, perfetto. E qua io direi che andiamo su con le nostre scalettine. Giusto o sbagliato? Ok. Poi vediamo. Qua ci possiamo mettere... Un blocco, possiamo metterci, possiamo rompere questo? Sì, questo, sì, questo, no, questo no, bella faccia. Qua ci mettiamo una lanterna, Poi qua andiamo di sopra, ok, guardate che bella la luna, è fantastico. Ok, e quindi qua io ci voglio mettere tutti questi blocchi verdi. In modo tale che sembrano delle foglie, perché ovviamente io adesso non so come fare dei blocchi verdi, so solamente come fare questi, che è il bambù in pratica, il blocco di bambù, il blocco di bambù. Dopo dobbiamo andarla a prendere. Ma che cavolo si fa una mucca in quell'isola? Torna via, non puoi stare lì, è pericoloso. Ok, direi che come foglie è bellissimo. Poi lo facciamo andare un pochettino in su. Ne serviranno tante, Dopo devo tornare nell'isola degli slime per forza. Saranno così gentili gli slime da darmi il bambù? Ma certo che saranno gentili. Vediamo. È bella. Poi qua ci continuo a mettere il verde. Dai, guardate quanto sta venendo bene. La casa sull'albero. Cioè, dai, è bellissima. È fantastica. Che altro ci possiamo mettere per decorazione? Magari dell'erba. Qua, dei blocchi d'erba. Così, ok. Un po' così, facciamo il terreno come se fosse veramente non costruito da me, tutto piatto. È fantastico.
Ok, un po' di terra, così. Wow, sta diventando sempre più bello il mondo. Sono veramente contento. Mettiamo anche i semi. Wow, diventerà bellissimo, eh. Vi giuro che diventerà bellissimo. Allora, mi serve il bambù. Signor bambù, ne devo raccogliere un bel po'. Ecco qua, ok. Adesso mi metto un pochettino a farmare il bambù e ci vediamo fra poco. Ehi, restate qua, eh. Intanto mi faccio anche un re slime. Salve. Puoi dire grazie che te l'ho evocato, eh. Beccati questo palla di gelatina. Ok, 170 bambù. Direi che possiamo tornare a casa. 30 blocchi. Potevi darmene un pochettino di più, eh. Cavolo, li ho già finiti, ragazzi. Ho già finito tutti i blocchi. Ho già finito tutti i blocchi, porca miseria. Allora, niente, dopo ritorno. Continuo a farmare, continuo a rifare i blocchi. Intanto magari ci possiamo mettere qualcosina. Vediamo, cosa ci possiamo mettere là dentro. Vediamo. Dei banchi da lavoro, che ne so, magari potremmo metterci. Trasforma il latte in formaggio delizioso. Quello lo facciamo più avanti. Magari ci mettiamo, che ne so, delle torce. Cosa ci possiamo mettere? Queste sono belle, non le avevo viste ancora queste lampade. Ok, dammene 10. Una bella pianta. Così. Cioè, il letto è la cosa più difficile da ottenere in questo gioco, eh. Ma è possibile? Allora, vediamo. Oh, ma guarda che belle qua! C'è le lanterne così? Quanto sono belle? Una qua? No! Qui? Ma quanto sono belle! Ma è bellissimo il mio mondo! Mio Dio! Mettiamole anche qua allora a questo punto. Allora, a questo punto togliamo questa. Togliamo questo. La mettiamo qua. Direi, eh. Andiamo di sopra. Abbelliamola un po' questa casa, altrimenti. Allora, ci mettiamo magari una fornace. Ci mettiamo una pianta. Ci facciamo un tavolino con queste. Perché i tavolini costano assai, su Roblox, porca miseria. Oh, barattolo con la lucciola. Poi qua io voglio mettere i vetri. Qua ci voglio mettere i vetri. Appena avrò ovviamente tutti i blocchi, e ancora ne ho pochissimi. Bellissimo, dai. Allora, se andiamo su Explore, ci fa entrare in delle isole che possiamo entrare, dove possiamo comprare le cose e venderle. Ecco, ad esempio, vediamo se vendono quello che mi serve. Erba così tanto, vediamo. Allora, pannelli solari. Questo no, il marmo no. Qualcosa di utile. Qua cosa vendete? Semi di cipolla, ma così tanto, 5.000, ma tu sei fuori di testa. Ghiaccio, perle, qua cosa c'è? Questo, andiamo di sopra. Bambù, è arrivato bella faccia! Ok, prendiamone un'altra po'. Allora, facciamo una mini farm di bambù, che è meglio, che non ho più voglia di tornare là. Dai, cresci un sacco. Che dopo ti poto e voglio altri bei blocchi, ok? Cioè, perché qui non posso metterlo? Ce l'ho messo fino lì, qui non posso metterlo, porca miseria! Ah, che pazienza. Ah, non posso più metterlo! Posso solo mettere questo! Ma dai! Allora, continuiamo. Copriamo tutto in modo tale che sembri proprio un bell'albero. Ok, poi a Natale lo facciamo di Natale. Ok, è bellissimo. Bello, 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 mi piace tanto. Mi piace tantissimo. Solo che ho già finito i blocchi, ragazzi. Allora, facciamo così. Appena crescerà un altro po' il bambù, finirò la casa. Alla fine basta solo finire il tetto. Però è bellissima. Allora, togliamo questi alberi che non fanno vedere la mia bellissima casa. Toglietevi. Come vi permettete di ostruire il passaggio alla mia bellissima casa sull'albero? Ed ecco qua. Ok, sì, devo finire la parte sopra, però questa è la mia casa sull'albero. Ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto. Fatemi sapere come si può abbellire, fatemi sapere qualcos'altro, fatemi sapere anche quello. E noi ci vediamo dopo con un nuovo video. Ciao!